Progetto di realizzazione dell'area sosta comunale attrezzata per camper in località Giovino, già previsto nell'ambito del piano di investimenti finanziati con i PISU, può rappresentare un'opportunità importante per valorizzare le potenzialità turistiche del litorale catanzarese e per dare concretezza ad una visione dello sviluppo basato sulle vocazioni territoriali. E questo è il messaggio che Sergio Abramo ha rivolto ad un numeroso gruppo di camperisti nell'area di Giovino, anche con i propri veicoli ricreazionali. All'incontro con Abramo era presente il presidente della federazione ACT, Associazione Campeggiatori Turistici, Pasquale Zaffina, assieme al direttivo del Camper Club Magna Grecia di Catanzaro. Al centro della discussione la realizzazione di un'area sosta attrezzata per gli amanti del turismo all'aria aperta, individuata nella zona di Giovino, ma anche i progetti relativi alla futura gestione della stessa area curati dall'ingegner Pierluigi Mancuso. L'ampia area servizi per camperisti potrebbe rappresentare un veicolo di promozione turistica dalle grandi potenzialità. L'open air in questo ambito può rappresentare, anche alla luce della nuova organizzazione del turismo nazionale basata sui sistemi turistici locali, un'importante opportunità per ampliare le occasioni di sviluppo e di nuovo lavoro, in particolare al sud. Soltanto grazie ad una razionale politica di accoglienza, ha detto Abramo, sarà possibile infatti promuovere un'idea di turismo che punti alla qualità della funzione del territorio e sia da stimolo per la crescita dell'economia locale.